Buongiorno, allora ragazze, oggi vlogghiamo. Volevo vloggare un po' una bellissima giornata e niente, era da un po' che non vloggavo e niente, quindi ho deciso di farlo. Allora, giornata tipo, vi porto con me in una mia classica giornata di routine. Siamo ritornate alla routine dopo le ferie, ahimè. Niente, mi sveglio con calma, ovviamente, anche io sono una dormigliona e visto che ho la fortuna comunque di lavorare quasi sempre il pomeriggio, o solo una volta a settimana il turno comunque, la mattina è comunque comodo perché inizierei alle 10, quindi ok, niente, insomma mi sveglio con calma e niente, faccio colazione, mi lavo, mi vesto e vado in palestra. Quindi niente, adesso andiamo a fare colazione. Allora ragazzi, mi sono lavata, vestita e basta, perché non mi trucco per andare in palestra, anche perché con il corso che faccio veramente sudo tantissimo e quindi insomma mi sembra una stupidaggine. E niente, e quindi sono pronta per andare in palestra. Adesso vi faccio vedere l'outfit. Allora, ho messo questo leggings di Nike che vi ho fatto vedere nell'ultimo video haul, così con queste scrittine colorate. Poi allora sotto ho questo reggiseno sportivo di Nike. Poi ho questa canotta di Adidas in collaborazione con Stella McCartney e poi questa felpa sempre di Adidas. Quindi outfit completo. Adesso devo mettere le scarpe, le metto sempre prima di scendere perché in casa cerco appunto di stare senza scarpe. Comunque questo è l'outfit sportivo. Allora ragazze, ho finito la palestra e niente, mi sono messa un po' di rossettino alla fine per non andare proprio senza niente e niente, quindi adesso torno a casa e mangio qualcosa. Sono stanchissima e mi guardo intorno perché si dovrebbe stare con la mascherina anche per strada, è vero che non c'è nessuno nelle vicinanze, però so che fanno anche multe eccetera, quindi giusto per parlare un attimo con voi, l'ho abbassata, altrimenti non si capisce un cavolo. E niente, comunque intorno a me non c'è nessuno, quindi potrei anche tenerla giù, però non vorrei rischiare multe. E va bene, niente, quindi vado a casa, mangio e ci vediamo dopo. Allora ragazzi, come pranzo mi sono fatta delle zucchine, queste le avevo già pronte, messe nel frigo, le ho dovute solo riscaldare in padella. Io le faccio stufate, quindi in padella con un po' di olio e cipolla. Le adoro, mi piacciono da morire. E mentre invece come secondo sto facendo un filetto di salmone e poi lo spadello alla fine con un poco di soia e viene buonissimo ragazzi, è super tenero, gustoso e sano. E voilà,
pulito. Ok ragazzi, allora adesso ho deciso di fare il cambio di stagione. Quindi sono pronta alla battaglia. Sarà dura, ma ce la farò. E perché appunto c'è troppo un casino, cose mischiatissime nell'armadio, invernali che non ho mai levato insieme ad estive. Allora, diciamo che costumi e copricostumi già sono in un ordinetto sotto al letto, quindi almeno già quello, però devo levare ancora dei vestiti, delle gonne, delle camicie, anche le scarpe le ho già fatte, però insomma il grosso mi è rimasto da fare. E quindi niente, quindi con la scusa di riordinare faccio anche il cambio di stagione, perché ormai tanto short non se ne possono più mettere. E niente, siamo pronti? 3, 2, 1.
ragazze, sono distrutta. Ho finito ufficialmente il cambio di stagione. L'altro giorno ho fatto delle scarpe e oggi, insomma, ho levato tutte le cose estive, gli short, insomma, proprio le cose che non si possono più mettere. E le ho messe negli ordinetti giù sotto al letto, come avete visto. E poi ho tirato giù dei maglioni che avevo messo su e niente. Comunque l'armadio sta scoppiando, ufficialmente non posso comprare più niente perché pur volendo non c'entra più niente. Poi veramente un mare di roba, c'ho tantissimi maglioni e quelli sono voluminosi, quindi poi veramente non so dove metterli. Quindi ok, basta video haul, farò solo video outfit, video log, vabbè, insomma, altre cose, ma non video haul. Basta. Allora, adesso vi faccio vedere il risultato della mia fatica. Allora, qui praticamente, vabbè, rimangono i maglioni tutto l'anno, però al primo ripiano c'erano cose estive. Quindi ho portato giù queste cose invernali, le ho messe su, e quelle che c'erano qui estive le ho levate. Vabbè, qui rimangono sempre le stesse cose, qui... Cioè, ragazzi, rendetevi conto dei maglioni, della quantità di maglioni che ho. Cioè, potete capire. E poi, nel primo ripiano, questo qui dietro, ce ne sono altre due pile. Cioè, mi sembra assurdo. Poi, qui, nell'angolo... tutte le giacche, cappotti, piumini, eccetera. All'inizio ci sono ancora gilet, giubbini, jeans, quindi tutte cose capello malefico. E all'inizio ci sono ancora giacche un po' per questi tempi, ma secondo me qualche altro giorno e poi dovrò levarle. E niente, poi anche il cambio di stagione delle scarpe, insomma, ho lasciato sì, ho levato tutti i sandali. Lì ci sono le borse e niente, quindi anche qui è sistemato. E poi qui più o meno le cose riescono a stare non troppo schiacciate, più o meno. Prima erano veramente, cioè, l'armadio non si riusciva a chiudere. Vabbè, qui ci sono sempre le mie felpe per la palestra e su in alto, vedete, ho messo tutta la roba estiva, gli short, gonnelline, eccetera. Niente, quindi qui tutte le cose tipo blazer, camicie, vestitini, gonne, eccetera. E vabbè, qui tutti i pantaloni. Qui vabbè, insomma, è rimasto tutto come prima, ho levato giusto qualche pantalone più estivo, ma poi più o meno anche questo rimane sempre così. Allora, ragazze, mi sono messa in pigiama, ho cenato tutto quanto, quindi siamo arrivati alla fine di questa giornata. Questo cambio di stagione veramente mi ha... tremato. Comunque volevo farvi vedere delle tre cosine che non ero riuscita a inserirvi nel precedente haul perché le avevo ordinate online e mi sono arrivate poi al negozio. E allora, come vi ho anticipato, ho preso quel dolce vita anche in nero. Nell'ultimo video le avevo fatto vedere che l'avevo preso in color caramello, comunque. E l'ho preso anche nero perché comunque, ragazzi, un jolly, un must have, e quello è misto lana e cashmere, quindi vale la pena secondo me investire in questi pezzi basici, comunque di buona qualità. E di questo ho preso sempre una taglia M come il precedente. Questo costa 59,95, sì, è vero, 60 euro comunque per un maglioncino di Zara, però ragazzi, comunque è lana e cashmere, quindi comunque qualitativamente è buono, e quindi niente, insomma, secondo me vale la pena. E poi ho preso anche questo jeans perché l'avevo misurato in negozio e poi vabbè, ho deciso di prenderlo, ero indecisa, e poi quando ho fatto l'ordine per prendere il maglioncino nero, alla fine ho deciso di prendere anche questo jeans che avevo quindi già provato in negozio. E parlo di questo jeans wide leg vita alta, è fatto così, vita alta, e poi vedete ha tutta la gamba wide leg, quindi palazzo, scende tutto largo giù dritto fino in fondo, e ha questa insomma, ha il fondo tagliato così a vivo. E ragazzi, questo jeans veste benissimo,
cioè, veramente, veste, cioè, sta veramente bene addosso. Mi piace perché è 100% cotone, quindi non ha elastan, e a me i jeans piacciono così, belli duri, quindi vi fasciano bene. E niente, questo qui l'ho pagato 39,95, è veramente figo, ragazze, veramente super super figo. E ve lo consiglio. Questo c'è anche in altri colori, mi sembra ci sia anche in nero. E niente, anche sul sedere, insomma, vi veste veramente veramente bene. Sicuramente ve lo farò vedere in qualche video outfit un po' più invernale, però. E niente, quindi ve lo consiglio veramente, un bellissimo jeans. Poi comunque è una nuova tendenza un po' questa di nuovo, dei modelli wide leg, quindi jeans wide leg si portano veramente parecchio, un nuovo trend, una nuova tendenza, quindi insomma questi jeans di Zara sono comunque belli, resistenti, di buona qualità, quindi vestono bene, quindi insomma secondo me per 39,90 ne vale la pena, quindi ve lo consiglio. E poi questo vestitino qui che mi ha regalato mia sorella per l'onomastico, ovviamente l'ho scelto io, comunque mi è piaciuto tantissimo, mi era piaciuta tantissimo la fantasia e i colori, la trovo veramente molto raffinata, e anche questa, non so se vedete, la lavorazione della stoffa mi piace veramente tanto. E niente, è un, diciamo, girocollo, manica a tre quarti, taglio sotto al seno e poi modello baby doll, quindi si apre largo, bello corto, veramente super corto davanti, invece un po' più lungo dietro, di modo che vi copre il sedere. E di questo ho preso una taglia S e questo costava 39,95. E niente, ragazze, quindi ora divano, copertina, perché è arrivato il momento anche della copertina, e niente, TV e niente, tisana, e poi vado a letto e vado a nanna. Quindi niente, la giornata è volta al termine, è stata una lunga lunga giornata, perché poi quando non lavoro, ragazzi, approfitto per fare tante cose, quindi mi stanco anche di più di quando vado al lavoro. E niente, quindi niente, spero di avervi fatto compagnia. E quindi vi auguro una buona notte e niente, ci vediamo al prossimo video. Muah.